Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi abbiamo una... qui c'è il proprietario della, di questa splendida S5 che ci ha commissionato appunto i distanziali sia anteriori che posteriori per portare le ruote a filo con la carrozzeria. Quindi la procedura, come ho spiegato tante volte, il cliente è passato prima da noi in sede, abbiamo fatto una misura col calibro, in maniera tale se la macchina è sollevata si vede meno. Comunque la misura fra il bordo del passaruota e il limite della gomma. Con un calibro vediamo esattamente quello che è il filo, bisogna stare leggermente dentro. Quindi in questo caso la differenza era abbastanza consistente tra il posteriore e l'anteriore, tant'è vero che abbiamo optato per due misure differenti. Quindi il posteriore è più all'interno della sagoma della carrozzeria, quindi metteremo dei distanziali da 20 mm e davanti è leggermente più a filo, quindi metteremo dei distanziali da 15 mm. Ecco, come vi dicevo, il discorso estetico lo si vede bene a metà lavoro. Questo è il lato che abbiamo completato, quindi col 20 ancora perfettamente in linea. Se io mi metto esattamente sulla verticale non devo vedere la gomma, deve essere vicina ma non devo vedere la cuspide della gomma, perché poi questo qua chiaramente il pneumatico, il battistrada è molto all'interno. Quindi 20 e questo qua è il 15, anche qua se mi posiziono sulla verticale non vedete, la gomma scompare. Dall'altra parte la macchina, prima di essere lavorata, soprattutto sulla parte posteriore, guardate che differenza. Parte posteriore è proprio veramente brutto vedere questo salto di quota, cosa che dall'altra parte non vedete. Dietro è veramente molto molto accentuato, davanti lo è un po' meno, però ecco, come vi spiegavo, il fatto di montare questi distanziali serve appunto a riportare in linea i cerchi con la carrozzeria. La macchina cambia completamente faccia. Quindi questi sono i distanziali da 15 con questo tipo di spessore e questi sono i distanziali da 20, dove si vede chiaramente che sono leggermente più larghi. Quindi questi sono quelli da 20 mm, si vede abbastanza già a occhio che cambiano. Ovviamente questi sono distanziali molto particolari, sono degli ABAC Pro Spacer. La caratteristica è, oltre al costo, perché hanno un costo decisamente superiore rispetto a qualunque altro distanziale, è la lavorazione e soprattutto il fatto che ogni coppia di distanziali non viene fatta, diciamo, pescata da una produzione generica, ma vengono fatti a coppie e pesati a coppie. Cioè se io adesso vado a pesare questo distanziale avrà lo stesso identico peso di questo. Sono delle dei piccoli dettagli, ma sono importanti in maniera tale da non avere uno scompenso sulle masse non sospese della ruota anteriore, in questo caso destra piuttosto che sinistra. Quindi una delle motivazioni del fatto che hanno un costo notevole è appunto il fatto che vengono controllati e pesati in maniera diversa rispetto a un distanziale che costa magari anche la metà di questo. Altra caratteristica è che forniscono ovviamente i bulloni, e qua si vede chiaramente, la differenza tra i due bulloni, in maniera tale che il bullone più corto ovviamente andrà abbinato allo spessore da 15, perché c'è meno giro di filetto, e il bullone da 20, che ovviamente avrà questa differenza, se non ho il calibro, ma sono esattamente la differenza che va a compensare la differenza di altezza fra le due diversi distanziali. Quindi anche questo denota un'accuratezza nel fornire, diciamo, dei prodotti che siano perfetti e che una volta montati non devono dare problemi né a chi li monta né tantomeno al cliente. Una delle caratteristiche di questi dadi è che hanno la testa flottante, quindi anche in questo caso si vanno ad adattare, c'è un gioco minimo, e il discorso di avere il dado flottante per andarsi ad adattare perfettamente sulla sede concava, sferica, diciamo così. Questo è il maschio, nell'incavo del cerchio c'è la parte concava, quindi si chiama femmina, e in questo caso il fatto che sia flottante va a recuperare quel decimo, due decimi
che su, diciamo, bulloni invece con la parte fissa, quindi non con una testina flottante, vanno a sforzare sulla concavità, chiaramente lavorano in maniera diversa. Questi invece vanno a chiudere in maniera precisa, non c'è tiraggio e non c'è, la coppia di serraggio è perfetta su tutti e cinque i bulloni. Diciamo il montaggio è relativamente semplice. Diciamo due consigli, che due ulteriori informazioni sono, visto che tanto comunque il cliente ci ascolta, il fatto di montare distanziali, essendo un materiale diciamo relativamente morbido, è un aerial, quindi è una lega di alluminio. Il consiglio è quello di montare distanziali e dopo diciamo circa un migliaio di chilometri, 800.000 chilometri, ricontrollare la coppia di serraggio dei bulloni, in maniera tale che se per caso la parte, diciamo, di accoppiamento, come in questo caso interno sul mozzo, cede di pochissimo, chiaramente la coppia di serraggio, se non viene ricontrollata, scade di qualche chilogrammetro. Quindi un trucco che normalmente quelli che fanno questo lavoro consigliano sempre, sanno che devono farlo, è ricontrollare dopo un po' di assestamento la coppia di serraggio, in modo da andare a recuperare, se mai ci fosse, non è detto che ci sia chiaramente, però in alcuni casi l'abbiamo riscontrato, un cedimento leggero, uno schiacciamento della parte di questa parte qua, che non è acciaio ma è appunto una lega di alluminio, in modo tale da andare a ripristinare la corretta coppia. Sappiamo che i distanziali, ovviamente, questo lo sa anche il cliente, non sono componenti omologati, quindi questo è, diciamo, uno degli aspetti che vanno comunque tenuti in considerazione. Adesso chiaramente Mirko sta finendo il lavoro, direi che poi alla fine, a livello pratico, quello che è la differenza sostanziale è una differenza prettamente estetica, cioè il distanziale da un punto di vista funzionale incide relativamente poco sulla guida della macchina. Diciamo che quello che si ottiene è avere una precisione, diciamo un inserimento in curva un pochino più preciso, a seconda di dove sono posizionati i puntoni degli ammortizzatori può diventare leggermente più morbido l'assetto in alcuni casi, ed è soprattutto un discorso estetico, perché andiamo a compensare, la macchina diventa più piena, non c'è più questo gap fra la parte del passaruote e la gomma. Quindi diciamo che l'aspetto principale del fatto di montare gli distanziali è un aspetto estetico più che, diciamo, pratico e funzionale. Io direi che anche per questa S5 è tutto. Per qualunque informazione contattatemi come al solito in sede 0273 83175. Io sono sempre disponibile tutti i giorni. Cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, grazie. We'll be right back.